Carissimi amici del canale, rieccoci, ben ritrovati, un caro saluto da parte mia, buon pomeriggio, buon secondo video di giornata di questo lunedì 17 luglio, fa caldissimo a Milano, ma non solo per la temperatura esterna, ma anche per quello che sta accadendo attorno al calciomercato rossonero. E come sempre siamo qui a raccontarvelo. Questa sera vi testimonieremo anche lo sbarco a Linate da parte di Reinders, naturalmente imprevisti permettendo, saremo lì per documentarvi l'arrivo del quinto acquisto di questa campagna di rafforzamento del Milan, che sinceramente vedo anche da parte vostra che ci sono dei piccoli ripensamenti, no? Insomma, c'è un po' più di fiducia, ecco, nei confronti di questo Milan. Non sto dicendo che siete tutti felici, però insomma dei piccoli miglioramenti rispetto a 20 giorni fa ci sono, perché anche stamattina abbiamo aperto un sondaggio, tanti tifosi sono fin qui soddisfatti della campagna acquisti, ma ovviamente c'è bisogno di fare altro, c'è bisogno di acquistare altri almeno 5 giocatori e vedremo cosa accadrà. Però vi dico che il Milan è scatenato sul mercato, perché sta giocando su più tavoli, sta tenendo aperto il Milan diverse trattative, sta puntando sull'attaccante, sta puntando su un jolly d'attacco, quindi altri due giocatori, ma soprattutto, questa è un po' la novità di questa mattina, ne abbiamo parlato anche nel video di questa mattina, ma abbiamo ulteriori conferme, il Milan sta per accelerare su Musa, giocatore del Valencia. Sono previste accelerazioni con il Valencia, col giocatore già era tutto fatto praticamente, con il ventenne statunitense che ha anche passaporto comunitario, quindi non va ad occupare la casella da extracomunitario, lui che ha giocato anche in Italia da ragazzino, anche se parliamo di un giocatore di 20 anni, quindi piuttosto giovane. Sappiamo che ha avuto anche telefonate con Pulisic, essendo comunque entrambi di nazionale, della nazionale statunitense, per prendere informazioni sulla città di Milano, questo ci dicono. Dunque Musa, che ha già un accordo di massima con il Milan per diciamo sbarcare in rossonero, ora il Milan prevede un'accelerazione con il Valencia. Questo è molto importante, perché i rossoneri andranno, con l'ipotetico arrivo di Musa, a completare il centrocampo. Preso Loftus-Cheek, preso Reinders, preso Musa, con le riserve che sono Krunic e Pobega, a 5 giocatori a centrocampo per 3 posti, in attesa del rientro di Bennacer dall'infortunio, infortunio che lo terrà fuori fino a gennaio. Quando rientrerà Bennacer, il Milan avrà ancora più qualità e più giocatori importanti a centrocampo. Tutto questo, lo ricordiamo sempre, è stato possibile solo con la cessione dolorosa di Tonali, ma con la vendita di un giocatore il Milan ne ha presi 3, andando a spendere praticamente 3 milioni, scusate, 60 milioni per 3 giocatori da 20 milioni circa, e ora sta per prendere Musa. Per prendere Musa il Milan vorrebbe spendere però meno dei 20 milioni che ha chiesto il Valencia. Il Milan sta cercando di alzare la proposta economica, inserendo anche dei bonus, arrivando però intorno ai 18-19 milioni di euro. Vuole spendere meno, anche perché si parla di un ventenne, di un giocatore ancora molto giovane da formare, ed anche lui deve svilupparsi dal punto di vista anche tattico. Può giocare sì un paio di ruoli, però è ancora molto giovane, il Valencia non può chiedere la luna, considerando anche che Musa vuole sbarcare al Milan, vuole cogliere questa opportunità. Una delle caratteristiche di questo mercato è che il Milan fa gola a tante squadre e i giocatori sono determinanti nelle operazioni. Vedi Reinders, dove l'olandese che sbarca questa sera a Milano Linate si è ridotto anche una parte
di stipendio, o meglio ha rinunciato a 3 milioni che gli doveva la Zeta Alkmaar per far avvicinare le due squadre e far concludere l'accordo. Questo è un aspetto molto importante. Quindi il Milan accelera per Musa, è prevista un innalzamento dell'offerta economica per il Valencia, un ritocco verso l'alto, e questo fa ben sperare i rossoneri. Detto di Musa, il Milan, come abbiamo detto questa mattina nell'altro video, sta provando ad accelerare per Taremi. La prima offerta è stata fatta, è stata anche rifiutata, intorno ai 15 milioni di euro, perché il Porto ne chiede 25. Si potrebbe anche trovare la quadra sui 20, e questo è l'obiettivo del Milan, intorno ai 20 milioni. Però attenzione, perché il Milan sta provando a prendere anche Danjuma dal Villarreal. Molti dicono: ma a cosa serve questo giocatore? Avete presente la figura di Rebic negli anni passati al Milan? Rebic era ed è ancora, finché non parte, il vice Leao, e allo stesso tempo può giocare da attaccante, da punta. La stessa cosa potrebbe farla Danjuma, cioè giocare a sinistra come vice Leao e all'occorrenza essere schierato anche come punta, qualora non dovessero esserci gli altri attaccanti per squalifica, per infortunio, anche perché poi la stagione è molto lunga e ci sono 3 competizioni. Il Milan vuole allungare la rosa, vuole renderla più competitiva anche allungandola, non puntando solamente sui quei 13-14 giocatori come è successo nella passata stagione. È costato anche caro al Milan, che è arrivato col fiato corto a fine anno. E poi all'occorrenza Danjuma può giocare anche a destra, quindi in teoria sarebbe un po' un jolly offensivo, che può essere schierato destra, sinistra, lì davanti come punta, ma da quello che abbiamo capito non va a sottrarre il posto ad un altro esterno, che comunque il Milan vuole prendere. Dunque, Milan in questo momento scatenato, perché sta provando ad accorciare i tempi per Musa con un'accelerazione. Accoglie stasera a Linate Reinders. Vuole provare un pressing asfissiante, forte, sul Porto per Taremi, e allo stesso tempo tratta con il Villarreal Danjuma. 4 operazioni condotte contemporaneamente. Tra l'altro oggi a Milanello è tornato un attaccante del Milan, parliamo di Lorenzo Colombo, e Colombo verrà valutato nella tournée americana dei rossoneri, che affronteranno in amichevoli di lusso il Real Madrid, il Barcellona e la Juve, e ovviamente verrà valutato se poi riterranno opportuno di farlo partire per fargli accumulare più esperienza e più minutaggio. Allora non ci saranno problemi, perché stanno arrivando tante proposte di prestito per Lollo Colombo, Salernitana, Sassuolo, Genova, insomma squadre interessate ad attaccare. Classe 2002 del Milan, che l'anno scorso ha fatto bene con la maglia del Lecce che lo ha riscattato, il Milan che lo ha controriscattato portandolo di nuovo a Milanello. Oggi primo giorno di Colombo a Milanello, quindi Milan davvero, come ho detto prima, scatenato sul mercato, e vuole sostanzialmente migliorare la rosa con altri acquisti, per non dimenticare poi la questione difesa, perché Balotelli è in trattativa sia con il Bologna che con il Nizza. Al suo posto può arrivare un altro giocatore. Piace anche oltre a piacere, il Milan ha l'obiettivo di prendere un altro centrale in difesa, perché Gabbia partirà sicuramente tra poco, scioglierà le riserve, deciderà in quale squadra andare. Matteo Gabbia piace al Frosinone, ma soprattutto al Genoa, quindi Gabbia si sta convincendo, anche perché il Genoa sta facendo comunque una buona rosa, e quindi dovrebbe giocare anche titolare Gabbia con la maglia del Genoa. Noi ci vediamo più tardi da Linate, dove sbarcherà a Milano Reinders, e quindi lo accoglieremo. Sarà insomma bello mostrarvi le prime immagini milanesi del centrocampista olandese che proviene dalla Z Alkmaar.